Ciao a tutti cari amici, abbiamo visto l'altra volta la rubrica degli orrori del Super Nintendo? Ebbene, da oggi partirà la rubrica degli orrori del NES. Sta zitto, dovrei aspettartela una cosa del genere, pirla. Scusatelo. Non l'ha sopportato. Infatti, adesso siamo alla posizione numero 10 e partiamo male, molto male. Sto già cominciando a perdere la testa, ma non voglio incazzarmi di nuovo. Non ancora. Odiatelo da morire. Tutti voi conoscete il cabinato di Street Fighter 2? Ebbene, abbiamo visto tante di quelle belle conversioni portate su console a 16-bit, ma questo non ve lo aspettereste mai. Nell'anno 1992 verrà portato anche sul NES Street Fighter 2 e non avete idea di che schifezza che è venuta. La storia non ne parliamo, qui non c'è, del resto in giochi del genere non c'è quasi mai. Ma invece vediamo il lato tecnico della grafica e partiamo male, molto male. Abbiamo ambientazioni talmente semplici nel design, talmente basilari e talmente fisse che sono brutte, sono povere di colori e stonano parecchio sul gioco. Stessa cosa anche per quanto riguarda i personaggi. Non sono neanche animati molto bene, sono brutti da vedere, fanno schifo e soprattutto sono più delle macchiette, leggermente abbozzate. Non hanno niente a che vedere con il gioco originale. Ma in compenso la grafica può essere abbastanza fluida, ma questo non è che risolleverà le sorti del gioco stesso. Invece sul lato del sonoro, andiamo a male anche qui. Abbiamo effetti sonori che stonano parecchio e non vanno bene per questo videogioco. Stessa cosa anche per quanto riguarda le musiche di sottofondo. Certo hanno dovuto adattarle ai chip della console Nintendo NES, ma sono soporifere, non mi viene voglia di ascoltarle, anzi, a dir la verità, sono brutte. Invece, analizzando la giocabilità, cos'è Street Fighter 2? È un picchiaduro. Tutti lo conoscerete, perché hanno fatto tante di quelle conversioni, ma qua su NES bisogna dire che la giocabilità è stata, diciamo, mal studiata. Per il semplice fatto che abbiamo soltanto due tasti per fare le azioni e non riusciamo a fare le giuste combinazioni di combo per cercare di fare una buona impressione nel giocare, anzi, non riusciremo neanche a fare le mosse più semplici e più letali. Infatti abbiamo anche poi un'intelligenza artificiale del computer che è veramente bastarda. Ci darà parecchio filo da torcere, è vero, ma questo non è che basterà far diventare il gioco divertente, anzi, a dir la verità, non riuscirete a giocarlo per più di 2 minuti.
per via della difficoltà nel gestire i controlli e soprattutto per la cura merdosa che hanno già fatto per creare questo videogioco. Quindi, cosa dire? Prendetelo soltanto se non conoscete gli altri giochi a 16 bit o 32 bit. Oppure buttate via la cartuccia dalla finestra e passate più a giocare al Super Nintendo con le altre ottime conversioni, oppure quelle per Sega Saturn che sono 50 volte più belle. Con questo è tutto, vi aspetto al prossimo episodio della rubrica, gente. Ciao!